Bentornati nel nostro video Juice Vapers. Dopo tanto, eccoci di nuovo qua. Stasera abbiamo un ospite importante, il nostro Giorgio Consentino, non altro che il creatore di queste box Golden Frog. Adesso diamo la parola a lui e vi spiegherà un po' il tutto. Ciao a tutti, sono Giorgio, sono il creatore delle box Golden Frog. Sono box in legno stabilizzato, queste due, mentre quella con cui siamo partiti è una box fatta in alluminio anodizzato, che è un trattamento particolare che si fa per far sì che la scocca della box non conduca elettricità, quindi vengono trattate in una maniera un po' particolare. Come dicevo, è la prima con cui siamo partiti e poi mano a mano ci siamo, diciamo, spostati sul legno stabilizzato e su queste box le prime che abbiamo fatto sono bottom feeder, quindi boccetta, la tazza ci siamo affidati al momento alla Mod Dog, è una tazza, una Nano V2. E poi vedremo nello specifico ogni singola esatto, box. Esatto. Intanto due parole su di te, su di dove sei, su dove fai le box. Io sono di Sorbolo, provincia di Parma. E faccio il fresatore. E niente, è nato tutto un po' dal mio lavoro, perché facendo il fresatore mi sono avvicinato al mondo dello svapo nel 2013. Ho svapato per 2 anni circa, poi ho smesso perché non sono mai stato un fumatore. Io mi sono avvicinato al mondo dello svapo perché a lavorare, siccome faccio un lavoro dove sto molto fermo, mangiavo tantissime caramelle. Cioè. Allora sono amante della frutta, dei cremosi, allora mi sono avvicinato al mondo dello svapo e piano piano, poi ho ricominciato da circa sì, 1 anno e mezzo, 2, dopo una breve pausa. E sì, il lavoro mi è venuto in mente con un mio collega di appunto creare una di giocare un attimo, di sfruttare il nostro lavoro, l'utile e dilettevole del lavoro, sì, diciamo, okay, proprio così. Quindi fai tutto da solo, hai aiutanti? Sì, ho un mio collega che mi dà una mano soprattutto nella progettazione per quello che riguarda il 3D a computer, per gli scassi interni o quant'altro, e poi le facciamo un po' insieme, diciamo. Perfetto, quindi tutto controllo numerico, quindi diciamo massima sì, tolleranza. Sì, questa, la prima è stata fatta completamente a controllo numerico, è stata fatta in alluminio Ergal, scavato dal pieno, e è stato fatto tutto a controllo numerico, interno ed esterno. Per quello invece in legno stabilizzato viene fatto la parte interna, quindi lo scasso che alloggia la batteria e i due fori, tazza e boccettina, e poi per il resto viene lasciata quadrata e viene lavorata a mano con lime, carta vetrata, tutto il manuale, si parte dalla precisione del controllo numerico fino ad arrivare anche a tutto quello che è l'artigianato e la lavorazione definitiva. In effetti, diciamo, il risultato si vede, perché comunque io prima, diciamo, l'ho tenuto in mano e si sente sia a livello ergonomico, a livello di costruzione, esatto, la qualità, diciamo, c'è, perché c'è. E niente, adesso perfetto, ne proviamo a vedere una sì, da vicino e vi fate un'idea voi stessi. Esatto. A tra poco. Allora, questa qua è la box Stark, è una box fatta completamente in alluminio anodizzata nero, all'interno una cassa in PVC blu, e che è stato fatto perché l'anodizzazione, sì, è vero, permette alla cassa di non condurre, ma per sicurezza, anche come per alloggiare la boccetta, abbiamo scelto di fare una cassa interna per nostra comodità. È stata la prima che abbiamo fatto così, diciamo, per gioco, e poi abbiamo abbandonato un po' il progetto dell'alluminio, visto comunque
perché era un po' pesante, ci siamo spostati su qualcosa di un po' più carino, un po' più nei miei gusti, come il legno stabilizzato. Ha uno sportellino con i quattro agganci calamitato e ha il tazza foro di sconk davanti e pulsante sul fianco. Cioè, diciamo molto classica come sì, ha uno stile linea, stile VT in box, per capire. Sì, 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 era molto essenziale come box, senza fronzole, diciamo. Diciamo una cosa easy, va. Sì, 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 assolutamente. Poi ci sono state varie prove su dei legni, diciamo, tra virgolette, normali, fino ad arrivare a questa, che è stata la prima box in legno stabilizzato e resina. Abbiamo ordinato il legno, ci è arrivato e abbiamo cominciato a lavorarla. È fatto appunto in legno stabilizzato e resina, ha il tasto in ulivo, è stata fatta lo scasso interno su una macchina a controllo numerico e poi per il resto tazza e boccettina anch'esso su controllo numerico. Poi il resto viene completamente fatta a mano tramite l'uso di un Dremel e delle raspe, carta vetrata e quant'altro. Tutto lavoro manuale in pratica? Sì, sì, esternamente assolutamente. Totalmente artigianale. Tutto artigianale esternamente. Spero che in video si veda la qualità di queste box, perché sono veramente rifinite molto bene. Sì. Proprio direi impeccabili come lavorazione, si vede che c'è molta cura nella lavorazione e soprattutto nelle finiture. Sì, sì, infatti prima ho fatto caso, aprendo appunto lo sportellino per inserire, diciamo, la 18650, ho notato anche che i segni della fresa sono minimi, cioè quasi impercettibili. È vero, c'è un bel lavoro davvero lì, c'è poco da dire. Questa qua è una completamente a lamelle. Sono delle lamelle in rame che vengono ricavate da dei fogli in rame da 0,5 mm e monta una boccetta Nano V2 della Mod Dog, una boccetta super soft e sì, ha una terza lamella come contatto, diciamo. Abbiamo optato per la terza lamella e mentre per la sua socia, anch'essa in legno stabilizzato, abbiamo dato una finitura lucida con un trasparente 2K, anch'essa monta tazza Mod Dog, boccetta monta sempre una boccetta Mod Dog, al suo interno ha delle lamelle in rame e ha come contatto e il contatto della Mod Dog con il blocco per il tasto, quindi si può vedere un blocco stampato in 3D, così viene aperto e così è chiuso per una maggior sicurezza, diciamo, essendo delle pure meccaniche. Eventuale attivazione, diciamo. Sì, perfetto, è quello lì. Possiamo dire che questa è l'evoluzione della precedente per alcuni sì, passaggi, insomma, più o meno a livello è stata, diciamo, sono state apportate delle migliorie come sì, la boccetta. A livello delle dimensioni, magari mettendole vicine. Ma come dimensioni all'incirca siamo lì, sì, sia come spessore che come altezza. Una è un po' più stondata. Però. Sì, la prima, diciamo quella blu, è un po' più classica. Uh-huh. Era stata fatta soprattutto per svaparci di guancia con dei tabaccosi, quindi uno stile un po' più classico. Invece la seconda è stata fatta per fare del cloud, quindi ha delle linee un po' più, diciamo, accattivanti, moderne, aggressive. Sì. Infatti la finitura lucida è stata data appunto per esaltare i suoi colori e la sua linea. Colori molto vivi, in effetti, cioè prendono proprio all'occhio questi colori. Sì, diciamo che poi il legno stabilizzato, oltre a essere molto bello visivamente, ha pure la particolarità di non assorbire le eventuali cadute di liquido, quindi i vari rigonfiamenti del legno. Esatto. Ecco. Esatto. Senti Giorgio, ma diciamo queste due creazioni, hai pensato solo di farle
meccanico oppure anche di caso, cioè diciamo se uno ha una richiesta magari di inserirci anche un circuito, che sia no, un DNA. Queste qua sono pure meccaniche, siamo partiti con quell'idea lì. Abbiamo pensato di inserire nella prossima box un tubo, sempre della Mod Dog, che sarà a vista, e verrà messo sul fianco della box con l'inserimento della batteria dal basso. Ospiterà molto probabilmente il MOSFET Bomber Pro 1 di Omega Vape, okay, che abbiamo già e stiamo appunto verificando dove disporlo, appunto per accontentare chi ci chiede, visto che qualcuno ci ha chiesto una box non meccanica ma con una semi-meccanica, sì. Ecco. E sì, ci stiamo muovendo verso quel tipo di pensiero. Vorrei far notare che oltre alla lavorazione impeccabile, una cura nelle finiture ottima, anche comunque i materiali più impiegati, soprattutto le parti diciamo meccaniche, quindi più grati, dalla tazza a in questo caso il tubo, è tutto roba di prima qualità, quindi non si sta, sì, sì, non si sta scegliendo delle cinesate, cioè, non è roba diciamo troppo accessibile, appunto come dice Michele, cinesate, in quanto sia penso anche il tempo di lavorazione sarà abbondante. Diciamo che per il tempo interno di lavorazione, facendo una box alla volta, siamo comunque un'oretta e mezza per quanto che riguarda i macchinari, e poi ci sono 10-12 ore di lavoro comunque manuale per montare il tutto, fare il tasto. Stiamo parlando di prodotti comunque di alto livello. Sì, abbiamo deciso di comunque di affidarci a Mod Dog, che è una ditta italiana, ma pensiamo anche di provare altre tazze come la Stella 10 di Landolina, oppure che sia comunque qualcosa di italiano, ecco, diciamo, perché rimane made in Italy, sì. Ok, e questo diciamo che è un punto a favore nostro, ecco. Assolutamente. Perfetto ragazzi, veramente ottimi prodotti, e adesso alle considerazioni finali. Eccoci ragazzi. Eccoci qua ragazzi, dopo aver visto queste splendide box da vicino, adesso Giorgio ci farà vedere un attimino il particolare della spinta di questa box, okay, perché ha una gran spinta ragazzi. Questa qua è una box con una resistenza da 0,15 circa. Questa è la, male, la sua reattività. Diciamo che è abbastanza reattiva. Sì, anche questa qua che ha un atomizzatore, diciamo, da guancia. La guancia un po' più diciamo tranquilla, spingono abbastanza bene, essendo delle meccaniche spingono bene. Certo. Il loro limite ovviamente ragazzi sono box a 18650. E anzi, per essere una singola batteria, direi che spinge abbastanza, bene. Spinge abbastanza. Avete mai pensato a 21700 o cose simili? Per adesso ancora no. Ancora no. Anche perché comunque la 21700 ti porta, sì, a parte quello, che comunque ti porta ad avere le box un po' più alte, e come forma di box, avendo questa gobbetta che ci caratterizza per abbracciare un po' l'atomizzatore, ci porterebbe comunque delle box davvero magari un po' più grosse. Però non, sì, magari più in là farne una in Delrin, quindi un po' più bassa in plastica. Plastica legno stabilizzato insieme, uno dei vari progetti che potremmo definire e provare a fare. O magari, visto che comunque voi fate anche box personalizzate per ogni esigenza, volendo si può pensare, sì, magari, sì, per il cliente che ti richiede una box con 21700, magari di, sì, sì, assolutamente, di farla senza nessun problema. Adesso noi siamo comunque, siamo in due, lo facciamo nel tempo libero, non è niente di, non siamo messi lì a fare delle gran cose, e quindi ne facciamo una, massimo due al mese, diciamo, non di più, il massimo, quindi, sarebbe quello lì. Diciamo su ordinazione, magari. Sì, sì, ci possono tranquillamente sentire, abbiamo una pagina Facebook che è Golden Frog Creazioni, e all'interno della quale postiamo le foto delle nostre foto, dei vari progetti,
e all'interno c'è la possibilità di iscriversi a un gruppo, che è sempre il gruppo Golden Frog, dove postiamo i video, le lavorazioni, le eventuali box disponibili alla vendita. Lì si può tranquillamente parlare del tipo di materiale, che sia legno, legno e resina, solo resina, e colori vari, eventualmente sì, anche la possibilità di avere, di avere una box che ospita una batteria diversa. Abbiamo vaste personalizzazioni, ecco. Sì, sì, sì. Al momento le box che vedo qui comunque le fate bene o male tutte con una tazza da 24-25, giusto? Sì, allora la, sì, ha una tazza da 22, però con lo spazio per alloggiare fino a 25 tranquillamente. Sì. Diciamo appunto un atomo da guancia, un anellino estetico. Perfetto, sì. Sì, sì. Cioè, diciamo che sì. Adesso stiamo pensando anche di fare magari una boxettina piccolina con una 18-350. Sono molto richieste. Proprio per lo svuoto da guancia. Quindi qualcosa di molto piccolo, stando però su colori magari più, diciamo, eleganti. Ok, quindi un po' più sobri. Sì, più sobri rispetto a questa, quindi sì, stiamo pensando anche a qualcosa del genere. Non proprio una pod mod, però qualcosa che ci si può avvicinare. Così ora è abbastanza tascabile. Sì, esatto. Diciamo adesso vogliamo arrivare al punto delicato. Quindi 1500 euro l'una, ragazzi, non c'è problema. No, assolutamente. Prendiamo, vediamo tutte le diciamo che ne vale la pena, giusto perché sono spettacolari. Vai, dici un po'. Dici tu, allora, Giorgio, il prezzo per queste meccaniche. Siamo sui 200 euro. Considerando comunque i prezzi di mercato siamo rimasti abbastanza bassi. Siete più bassi della concorrenza per e comunque c'è artigianale di questo. C'è tanto lavoro dietro, quindi diciamo che il prezzo è molto accessibile. Diciamo che tra i materiali, appunto, le varie tazze, boccette, che abbiamo cercato di stare su dei livelli abbastanza alti, e il costo per i materiali e quelle cose lì, e la lavorazione che comunque sono quelle 10-12 ore di lavoro manuale tra carta vetrata, oli e quant'altro. Ragazzi, non sono neanche 20 euro all'ora di un artigiano, sì, solo questo, poi c'è tutto il materiale. La metà è quasi tutto materiale. Esatto, quindi ragazzi, diciamo che meno di così. Sì. Giusto per chiederti come viene, diciamo, venduto, come viene data la box? Il packaging che verrà dato con queste box, che al momento non è disponibile perché ci stiamo ancora lavorando, però sarà un sacchettino zainetto in pelle stile motociclista, quindi con le due chiusure. La comprerete solo per questo. Esatto. Ricordiamo che il canale si chiama Chewis Vapor, siamo appassionati di moto. Sì, sarà un sacchettino così in pelle che verrà messo dentro una scatolina con il logo Golden Frog e verrà dato con la sua boccettina tutta montata. Quindi, sì, era per dire, sì, una boccetta, una boccetta, al momento siamo su una boccetta. Okay. Perché ancora stiamo definendo bene quali boccette usare, in base anche allo spazio, alle dimensioni, cerchiamo di adattare la boccetta che sia di una marca o dell'altra. Perfetto. E, per esempio, nella prossima box, per esempio, useremo una Vapor Bagarre. Ci piacerebbe usare una Vapor Bagarre e con una boccetta Vapor Bagarre, quindi non è niente ancora di definito, cambiamo di volta in volta in base alle nostre esigenze. Prove su prove, perché sia un soft, super soft, sì. Perfetto. E verrà dato, sì, un tagliandino dove verrà scritto il materiale, tutto quello che è stato utilizzato, le ore di lavoro, e come usare le box, tutte queste cose. Avranno dei seriali le box? Diciamo che non avranno dei seriali queste, perché ogni box è unica, non viene fatta nessuna box uguale all'altra, c'è una leggera, può essere una leggera somiglianza, ma sono tutte box diverse in base alla colorazione, ai tipi di venature. Cioè, diciamo, stimolo il prodotto sì, è veramente certificato, controllo di qualità. Sì, assolutamente. Non ci sarà seriale appunto per quello, perché essendo diverso una dall'altra non sarà un seriale. Tutto qui.
Ottimo, niente, che dire ragazzi, ringraziamo il nostro Giorgio, grazie per essere stato anche il nostro primo ospite. Veramente complimenti, esatto. Per quanto riguarda le box, soprattutto meccaniche, box, perché a molti piacciono le meccaniche, siamo davvero contenti. E... assolutamente. Ragazzi, ogni cosa, andate assolutamente a visitare la loro pagina Facebook, per qualsiasi cosa contattatelo, perché veramente i prodotti meritano e soprattutto meritano essere visti dal vivo e non solo in un video, perché veramente tenuti in mano danno proprio una certa sensazione, quindi, veramente bello. Esatto. Grazie ancora. Grazie, ciao ragazzi, ciao.